Le immagini che vedete in questo momento vi mostrano la realtà della Fattoria Sociale Margherita qui ad Oppeano in provincia di Verona, ma quest'oggi a Tiratera vi parleremo anche molto di riso, andremo a Isola della Scala e poi vi parleremo anche della palude della Pellegrina, proprio a Isola della Scala, e poi come sempre i problemi dei consumatori. Sigla! Abbiamo detto allora di essere qui nel Veronese, appena a sud di Verona, siamo a Oppeano, in questa bella cooperativa che si chiama? La cooperativa La Mano 2. Allora Valentina, cosa fate come Mano 2, ma soprattutto cosa fanno questi signori qui che stanno lavorando il rosmarino in questo momento? Allora, questi ragazzi vivono nella comunità di Raldon, che è all'interno di questa fattoria. Sono tutte persone che magari vengono da vissuti e hanno delle problematiche di tipo sociale e relazionale, e in questo contesto trovano la possibilità di lavorare in un modo che, oltre a prendere in considerazione l'aspetto produttivo, si occupa anche di quella che è la loro difficoltà a livello relazionale. Andrea, Valentina allora ci ha spiegato un attimo questa attività qui, è tutto qui quello che fate voi come cooperativa? No, abbiamo anche altre attività, abbiamo attività di fattoria didattica, abbiamo attività di campo, quindi produciamo prodotti agricoli, e grazie anche al PSR siamo riusciti a ristrutturare questo edificio per fare un laboratorio di orticoltura terapia che è fondamentale per la fattoria sociale. Ecco, allora questo siete riusciti a recuperarlo attraverso un finanziamento del programma di sviluppo rurale? Sì, esattamente, nel 2012 un finanziamento di ristrutturazione che ci ha permesso appunto di mettere i pannelli fotovoltaici, di sistemare tutta la struttura e quindi di fare un ottimo lavoro per quello che è la nostra funzionalità. Entriamo, ma guarda, ci hanno preceduto tutti quanti qua. Allora Andrea, cosa serve questa sala? In questa sala facciamo prelavorazione dei prodotti agricoli e il confezionamento di altri, la sgranatura delle piante officinali e tutto quanto. Qui siamo tutti insieme tra volontari, persone che collaborano con la cooperativa e tutti i collaboratori che risiedono proprio in cooperativa o che vengono giornalmente a lavorare. E allora parliamo dei prodotti, che cosa trasformate, che cosa producete? Allora trasformiamo i prodotti dell'orto, quindi facciamo le passate, facciamo i sughi, facciamo le marmellate, facciamo la frutta sciroppata, facciamo i succhi e poi tisane, sali aromatici e poi farro, che ci piace molto, facciamo dei cereali. Adesso continuiamo nel nostro viaggio nel Veronese e andiamo alla palude della Pellegrina, all'Isola della Scala, non è tanto distante da qui. Crescono le risorse per il primo insediamento. La modifica finanziaria al PSR Veneto presentata dalla Regione in sede di Comitato di Sorveglianza prevede 11,5 milioni di euro per il pacchetto giovani. Novità importante per il settore agricolo, che interessa anche le misure agroambientali del PSR, è l'obbligo del controllo funzionale per le attrezzature usate per distribuire i prodotti fitosanitari. La scadenza è il 26 novembre 2016. Ritorna Nuovi Fattori di Successo, il concorso del MIPAF che premia i progetti dei giovani agricoltori finanziati dal Fondo FEARS e dal Programma di Sviluppo Rurale. Tutte le informazioni su www.reterurale.it. Grazie Mimmo. Io mi trovo adesso in compagnia di Sergio Taurino, che è presidente regionale dell'ADOC. Presidente, diciamo subito, ADOC, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Associazione dei Consumatori e l'acronimo è Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori. E a tutela dei consumatori con lui vogliamo parlare di etichettatura. Presidente, ne abbiamo tantissime, siamo bombardati in continuazione di etichette. Come possiamo salvarci da questa marea, ma soprattutto come possiamo tutelarci? Tutelarci significa prima, innanzitutto incominciare a capire come si legge un'etichetta e poi, seconda cosa, cercare di capire l'importanza dell'etichetta. Però sappiamo anche che qualcuno riesce a svincolare, non parlo di consumatori naturalmente, parlo dell'altra parte, anche qui dobbiamo difenderci, anche qui dobbiamo in questo caso difendere i consumatori.
Beh, se consideriamo che nell'etichetta ci sono le informazioni obbligatorie e quelle volontarie, abbiamo già capito che se non ci sono le informazioni volontarie, ci sono le maglie più larghe per poter essere truffati. Quindi lei mi sta dicendo che qualcuno ci prova? Non solo ci prova, ma qualcuno che ci riesce, anche se abbiamo parecchi organismi in Italia, i carabinieri, i NAS e quant'altro, che dovrebbero garantire la nostra sicurezza. Allora, noi vogliamo abituarvi un po' alla volta a riconoscerle queste etichette. Grazie allora al presidente dell'ADOC. Grazie a voi. Adesso io ritorno con il collegamento in compagnia del nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò a scoprire un parco. Restate con noi. Grazie Claudio, noi da Oppeano ci siamo spostati a Isola della Scala, quindi siamo anche noi qui ad Isola della Scala e adesso vedete, il riso non solo fa bene mangiarlo, ma fa anche del bene. Allora la cooperativa Pila, proprio qui, la Pila di Isola della Scala, fa tante iniziative, ci spiega queste cose Marco Peroni, che è responsabile della certificazione e anche di cosa? Responsabile della certificazione di qualità e anche della rintracciabilità di filiera. La nostra seconda certificazione è ottenuta grazie al contributo della Regione Veneto nell'ambito del programma di sviluppo rurale. Il programma di sviluppo rurale vedo che dà una mano a tante persone. Allora, il programma di sviluppo rurale mi pare che cominci con la vostra storia addirittura. Sì, noi siamo nati grazie al programma di sviluppo rurale proprio perché questa cooperativa esiste dall'87, ha raccolto 11 aziende agricole associate in filiera e hanno iniziato a costruire questa struttura proprio a livello dalle fondamenta, partendo un po' per gradi, come tutte le cose, a partire dagli anni 2000. Ma prima ancora esisteva solo il reparto essiccazione. Poi piano piano ogni anno sono stati aggiunti pezzi, fabbricati, strutture, magazzini, e implementando sempre di più quello che è la nostra realtà, insomma. Ecco, quindi, e l'ultimo finanziamento l'avete preso per cosa? L'ultimo finanziamento lo abbiamo preso per realizzare l'impianto fotovoltaico sulla nostra copertura, per dare anche un tocco di sostenibilità alla nostra attività e soprattutto per la linea di confezionamento anche in atmosfera protettiva, all'avanguardia nelle tecnologie della conservazione del riso. Anche il raggiungimento del marchio IGP per certi versi era una novità, sì. ed era un'innovazione. Assolutamente sì, e noi siamo stati la prima azienda a ottenere il riconoscimento di un IGP sul riso, in particolare sul vialone nano, che è la nostra varietà di elezione, è una varietà che coltiviamo da sempre e che ci sta dando grandissime soddisfazioni. Allora, complimenti alla cooperativa La Pila. Continuiamo a utilizzare il programma di sviluppo rurale perché lì le opportunità ci sono e adesso andiamo appunto a vedere la trasformazione. Bene, allora siamo qua oggi a presentarvi un risotto all'isolana, che è il risotto all'isolana, il tipico piatto qua di Isola della Scala, fatto con il 50% di carne di maiale e il 50% di spaglia di vitellone. Allora mettiamo il brodo nella pentola, quando che il brodo va in ebollizione versiamo il riso. Lo copriamo, aspettiamo quell'attimo che serve per quando riprende l'ebollizione, con una paletta di legno diamo una girata al riso, si ricopre e si abbassa la fiamma. Quando il riso ha assorbito una parte di liquido, allora aggiungiamo la carne sopra il riso, possiamo spegnere la fiamma, aggiungere il parmigiano aromatizzato un po' alla cannella, si lascia lì un attimino che si riposi un attimo e lì dopo viene servito a tavola. E buon appetito! Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali, 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani, 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci di nuovo assieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. Mi sono spostato in questo sito di importanza comunitaria, mi trovo tra il comune di Isola della Scala ed Erbè, esattamente a Pellegrina, e accanto a me c'è Antonio Tesini, che questo luogo lo conosce benissimo. È così, Antonio, benvenuto. Grazie, lo conosco molto bene perché io sono nato qua, vivo qua e cerco di fare il possibile per difendere, per tutelare questa zona umida. Dove ci troviamo? Che cosa succedeva? Che cosa succede in questo sito? Questa è una delle zone umide
che risente la carenza d'acqua, perché il fiume una volta succedeva che esondava, adesso non esonda più. Però queste zone sono molto importanti perché comunque mantengono la caratteristica zona umida con tutto quello, con tutte le forme di vita che c'è in una zona umida. Antonio, oggi la giornata decisamente non è delle migliori, ma qui abitualmente c'è vita. Qua ci sono uccelli, ci sono forme, ci sono insetti, ci sono alberi, ci sono piante palustri, qua c'è di tutto, basta saperla cogliere. Questo progetto di palude che noi abbiamo fatto come cooperativa è un progetto che vuole fare un esempio di come gli agricoltori dovrebbero tutelare il territorio attorno a loro. Se le aziende agricole lo facessero, sarebbe un grande passo avanti nella tutela dell'ambiente. Antonio, vedo che c'è un amico che ci aspetta lì, chi è? Allora, è il professor Ernesto Cavallini, esperto di fauna delle zone umide e aderente al WWF, che ci spiegherà tutto quello che volete sapere sulla vita all'interno della palude di Pellegrina. Andiamolo a raggiungere. Cosa sta guardando, professore? Sì, avete appena detto, ho sentito che non c'è vita. Io stavo guardando i cormorani che si trovano, adesso li abbiamo un po' spaventati, però ce n'era un bel gruppo. Qui siamo all'interno di una zona di protezione speciale, oltre che SIC, zona di protezione speciale serve a dare la possibilità agli uccelli migratori di trovare dei punti dove poter fermarsi e eventualmente anche svernare. Bene, ci siamo dilungati un po', ma so che ne valeva la pena. Si chiude qui la nostra trasmissione. Ringrazio e saluto Mimmo Vita naturalmente, ma soprattutto tutti quanti voi che avete seguito il nostro incontro. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.